Ben ritrovati a tutti amici sportivi, benvenuti come di consueto a quello che è il campionato provinciale. Siamo in prima categoria nel girone E, dove la formazione della Pradalunghese, che attualmente è terza in classifica con 41 punti, distanziata 5 lunghezze dalla Rodengo Saiano, ospita qui sul terreno amico, sul sintetico di Pradalunga, ospita la formazione del Cruso. Il Crusone che ahimè naviga, lo dobbiamo dire, in cattive acque, parte da Falco che ormai ha solo 2 punti in classifica, è penultimo con 17 punti, e questo lo dice lunga sulla situazione della formazione di Crusone. Ripeto, Unione Sportiva Crusone, quella che fino a pochi anni fa era la prima squadra di Crusone, che adesso, pur militando nello stesso campionato del Baradello, è diciamo diventata, tra virgolette, ma questo naturalmente lo dico io, è diventata la seconda formazione. Questo lo dico alla luce forse dei risultati. Baradello, che l'anno scorso aveva, attenzione intanto a questa azione con Martinelli che non riesce a deviare, dicevo, Baradello che l'anno scorso era arrivato vicino addirittura alla promozione, e che poi, promozione che non è avvenuta, a Crusone che invece ha dovuto fare i conti con una retrocessione, poi è ritornata in questo campionato per vie diverse. E allora la partita, perlomeno stando a quelle che sono le indicazioni dei massimi dirigenti, vede la formazione di Pradalunga neopromossa, vede favorita soprattutto anche a fronte di un gioco spumeggiante messo in mostra in queste ultime fasi della formazione allenata da Giambattista Palmisano. Allora, questi sono i temi. Pradalunghese che è attualmente in piena zona playoff, ma che assolutamente non ha rinunciato a quella che è la prima posizione diretta in classifica, e non per questo certamente tenterà di approfondire proprio quel tema che il massimo dirigente, il signor Fiammarelli, vuole sin dall'inizio, vale a dire la promozione diretta. Non sarà certamente facile, anche perché Rodengo Saiano lì davanti ha dimostrato, pur capitolando 7 giorni fa proprio qui al comunale di Pradalunga, ha dimostrato di valere la prima posizione proprio in quella partita. E davanti alla Pradalunghese c'è anche quel Casazza, che già era stato l'anno scorso un grande antagonista delle squadre di casa nostra. Insomma, tutto da vedere, tutto da valutare, ma soprattutto, come abbiamo detto, questa partita che è un altro crocevia importante per quanto riguarda l'eventuale promozione diretta. Ripeto, sulla carta potremmo dire certamente, intanto c'è una bella conclusione di Martinelli dalla lunga distanza, controbalzo di destro il suo, palla appena alta sopra la trasversale, e dicevo che sulla carta sarebbe quasi facile dire la Pradalunghese ai favori del pronostico, ma tutto questo passa attraverso l'eventuale realizzazione almeno di un gol. E allora, alla luce anche di una giornata primaverile davvero splendida, andiamo a vedere che cosa succede qui sul campo della Pradalunghese. Cerea cerca lo spazio per la conclusione, lo trova, ma ormai ha perso e si è soprattutto sbilanciato quando l'ha effetto a palla a fondo campo. Le formazioni per il Crusone: Viganò con il numero 1, con il 2 Giudici, con il 3 Gravante, col 4 Botta, 5 Moretti e 6 Zanotti, Benzoni col 7, Mignani con l'8, Appiani con il 9, Della Pietra con il 10 e con l'11 Martinelli. In panchina Romeo Baroni, nostra vecchia conoscenza, vecchia tra virgolette, insomma, soprattutto per lui, ha portato con il 12 Malenza, col 13 Corti. Ha portato con sé con il 12 Malenza, il 13 Corti, con il 14 Moro, il 15 Trivella, il 16 Marchetti, il 17 Beltrami, il 18 Pianezzi. Vediamo, attenzione, abbiamo un piccolo problemino tecnico, vediamo se riusciamo a risolverlo. Sergio, ti? Vai, porto.
Forza Ste! Dai, passa! Parti! Ed eccoci qua, vediamo che è tutto a posto, abbiamo risolto il nostro problemino tecnico con il microfono, chiedo scusa naturalmente a tutti voi per questo inconveniente, allora andiamo subito a ritornare con la nostra telecronaca, siamo sempre sullo 0-0 ovviamente per quanto riguarda questa partita e allora con il cronometro siamo al quinto minuto di gioco, risultato ancora fermo sullo 0-0, vi dicevo della formazione della Pradalunghese, attenzione, seguiamo questa azione, Martinelli in profondità, il suo tiro cross, il pallone deviato di piedi da Francesco Speroni e termina in calcio d'angolo per quello che è il primo tiro della bandierina, dobbiamo dire, grande azione di Martinelli sulla destra in penetrazione e il pallone che va a terminare a fallo in calcio d'angolo, primo calcio d'angolo della partita a favore del Crusone, vediamo, parte il cross, il colpo di testa a uscire da parte di Brughiera, Cerea, il fallo su di lui di Giudici, la formazione pradalunghese col numero 1 Speroni, poi abbiamo con il 2 Brughiera, il 3 Longhi, il 4 Michael Mazzolini, il 5 il fratello Valentino, con il 6 Fassi, Birolini con il 7 Roberto per la verità, con l'8 Cerea, con il 9 Rocca, col 10 Bernardi, con l'11 Paolo Carrara, l'allenatore Palmisano ha con 6 in panchina, col 12 Berzi, con il 13 Cassera, il 14 Carrara Tiziano perché l'11 è Paolo, con il 15 Vassalli, il 16 Vedovati, il 17 Fiammarelli, il 18 Maffeis Lorenzo. L'arbitro dell'incontro è il signor Rodeschini di Bergamo e quando siamo al settimo minuto dall'inizio della partita sul risultato di 0-0 fra Pradalunghese e Crusone entriamo effettivamente in cronaca con ancora Martinelli che lotta come un leone verso Appiani, Appiani ha il problema di girarsi, vediamo se riesce a farlo, va sul fondo e ancora tenta il tiro cross, pallone deviato, secondo tiro della bandierina di un Crusone che sembra essere sceso qui a Pradalunga, sicuramente senza nessun timore riverenziale, questo ci pare di poterlo dire francamente, perché la squadra allenata da Romeo Baroni sta davvero facendo bene, ancora il cross di Moretti, il pallone colpito di testa, Speroni aggancia e fra poco si appresta a rinviare. Il rinvio, la palla è già dall'altra parte con questo tentativo da parte di Fassi, deviato in fallo laterale, forse il colpo di mano, tocco di mano, involontario la rimessa da parte di Rocca, il tiro cross, Cerea controlla bene, aspetta qualche compagno prima di far partire il suggerimento verso Paolo Carrara, arriva Bernardi, conquista il pallone, va in sovrapposizione Stefano Longhi, parte il cross sul secondo palo, piuttosto lungo per tutti, arriva però ancora, non lo mantiene in campo Paolo Carrara e dunque si riparte con la rimessa già effettuata. La rimessa da parte di Moretti, poi arriva Appiani, sparacchia lontano, ne esce quasi un passaggio per Martinelli, ma Speroni è attento e lo anticipa
in elevazione, poi riparte ancora la Pradalunghese, un fallo da dietro da parte di Gravante, tutto regolare per il signor Rodeschini, riparte ancora Cerea che va al suggerimento verso Thomas Fassi, lo scambio con Paolo Carrara, avanza l'aitante numero 11, il tocco non è preciso ma è bravo invece ad uscire con il pallone fra i piedi dalla linea difensiva il numero 10 della Pietra, però il suo lancio in avanti è catturato da Michael Mazzolini che poi fa girare il pallone dalla parte opposta dove c'è il fratello Valentino, scambia con Longhi, ancora Michael, si fa vedere Cerea, riceve, avanza il numero 8 autore del gol del vantaggio della vittoria di domenica scorsa, di 15 giorni fa contro il Rodengo Saiano, avanza anche Valentino Mazzoleni, il cross, Longhi raso terra, la palla che resta lì ancora sul destro di Longhi, il tocco verso Cerea anticipato dalla pronta chiusura di Benzoni, molto bravo Benzoni a chiudere e da intuire questo, soprattutto a capire l'inserimento sulla fascia destra, dove però si è portato il pallone in fallo laterale per la rimessa in gioco. Longhi, Cerea di testa, gli ritorna il pallone, però poi lo perdono. Allora Moretti sulla sfera va a lanciare verso Martinelli che lotta indomito contro Longhi che lo tocca da dietro e dunque resta a terra colpito dall'avversario con il conseguente calcio di punizione nella zona centrale del campo. Vediamo il calcio di punizione già battuto, arriva a dettare il suggerimento Moretti che cerca il dialogo con i giudici, di nuovo fallo laterale, siamo davanti al pubblico per la verità, mi aspettavo qualcosa di più, soprattutto per il pubblico di Fede Pradalunghese, con questa squadra che sta andando a mille, mi aspettavo sicuramente una risposta molto più positiva da parte della gente di Pradalunga, vi ricordo che arriva la Pradalunghese dal pareggio fuori casa contro il San Giovanni Bosco di Bienno per 0-0, la formazione San Giovanni è nelle parti alte della classifica, mentre il Crusone arriva dal pareggio in casa contro il Castrezzato 2-2, altrettanto un bel pareggio soprattutto per la formazione di Crusone che ha assolutamente bisogno di punti. Palla in out per la rimessa in gioco da parte di giudici, c'è Moretti che riceve, gli restituisce il pallone, allora giudici alza la testa, fa partire il suggerimento verso Appiani, l'ex giocatore della Vertovese, al secondo anno di presenza al Crusone, guadagna la rimessa e soprattutto guadagna una trentina di metri, la va a rimettere in gioco ancora giudici, vediamo ancora verso Moretti, sicuramente non ha timore riverenziale la formazione del Crusone con Moretti che va al cross, Martinelli che gioca tra le altre cose con una vistosa fasciatura alla mano destra, al polso destro, ha cercato di alzarsi ma non c'è davvero arrivato, il pallone è troppo profondo, si perde a fondo campo. Sulla rimessa di Francesco Speroni, vediamo, parte il lancio, le immagini del nostro Sergio Magli, un po' davvero in difficoltà perché è in controluce, c'è il sole da quella parte, pallone sui piedi, attenzione Di Rocca, poi Fassi può andare al cross, il pallone è terminato forse fuori, ha ragione, il pallone è terminato fuori, perfettamente in sintonia con il direttore di gara che ha visto l'azione, dunque ha fermato il gioco e si ripartirà con una rimessa. Una rimessa da fondo campo da parte del portiere Viganò, parte il lancio di Viganò, non riesce a colpire di testa della Pietra, allora c'è questo pallone, viene perso, lo riconquista Moretti, va al lancio troppo profondo, Moretti il suo lancio che è il capitano troppo profondo, il pallone conquistato da Speroni che lascia il pallone per terra, siamo al 14° se non vado errato del primo tempo, il risultato è sempre sullo 0-0, attenzione il tocco, è bello il passaggio per Fassi, forse però c'è in pieno recupero, è bravo Benzoni, è arrivato con veemenza Benzoni, quasi convinto di poter effettuare il cross e invece ha lasciato sfilare il pallone che è terminato fuori e dunque vana l'intuizione di Fassi.
ancora guadagna qualche metro la formazione del Crusone. Martinelli va a colpire Vitesta e poi se ne va in velocità a piani sul pallone. Conclusione di Appiani, ci prova dalla distanza, del resto non poteva fare diversamente. È andato a concludere e il pallone è terminato a fondo campo, però Martinelli è rimasto a terra nell'azione precedente, nella stessa azione della conclusione, però niente di grave per lui. Appiani e Martinelli lì davanti mi pare che stiano dimostrando di voler mettere in seria difficoltà i giocatori e la difesa della Pradalunghese, e questo mi è apparso abbastanza evidente in queste battute iniziali. Lunghi il rimpallo favorisce la formazione del Crusone. Allora diamo un'occhiata, attenzione, la Pradalunghese ha in 22 incontri realizzato 36 gol, ne ha subiti 18, dunque un gol subito ogni due realizzati, e questo la dice lunga sul potenziale della Pradalunghese, mentre il Crusone di gol in 22 partite ne ha segnati 22 ma ne ha subiti 46, dunque tutto sommato un buon reparto offensivo, perché un gol a partita l'ha fatto, però i 46 del reparto difensivo vanno a collocare la formazione di Crusone in situazione, come vi ho detto, critica. Allora riparte la squadra di casa con Martinelli che va a chiudere lo spazio agli avversari, adesso sul pallone Michael Mazzolini. Cambia gioco, dall'altra parte c'è il fratello Valentino che fa salire Cerea nella zona centrale, il lancio verso Rocca, il controllo di Locca, tocco a ritroso verso Roberto Birolini, un rimpallo sui piedi di Bernardi, ancora Birolini anticipato però da questo tocco a seguire, attenzione perché lotta Martinelli sul pallone e va a punire il fallo dello stesso numero 11, e dunque si riparte col calcio di punizione. Paolo Carrara, il tocco verso Rocca, si defila, conclusione, e c'è il gol di Nicolò Rocca. Siamo esattamente al 17° minuto, 16° anzi, e qui alla prima occasione vera e propria c'è stato il gol di Nicolò Rocca con questo tiro nemmeno troppo potente che ha buggerato il portiere del Crusone Viganò. 1-0 della Pradalunghese. Dobbiamo dire che forse questo risultato, come possiamo chiamarlo, un po' bugiardo, perché finora ha fatto grande movimento la formazione del Crusone senza quasi mai impensierire il portiere avversario Speroni. Alla prima occasione la formazione di casa è andata a realizzare il gol dell'1-0. Qui però sta anche, mentre arrivano i fumogeni, e vedete anche dalle immagini del nostro Sergio Magli, non è la nebbia che è scesa d'improvviso sul campo sportivo comunale di Pradalunga, ma sono i fumogeni che il presidente Fiammarelli ha autorizzato, anzi è stato lui a comprare i fumogeni ai supporter della Pradalunghese invece dei botti, perché con i fumogeni ha detto, attenzione, intanto Fassi ha detto, con i fumogeni la multa non la prendiamo, mentre con i mortaretti di sicuro qualche centinaia di euro ci arriva ancora. E infatti il gol è stato salutato con i fumogeni e non con i mortaretti. È una nota di cronaca, non so quanto vi possa interessare, però fatto sta che arriva appunto questa nebbiolina, magari qualcheduno di voi... Sì, è vero, Sergio Magli mi sta dicendo sì, non ci saranno i mortaretti che ci rompono le orecchie, i timpani, però i fumogeni, insomma, qualche danno a noi personalmente la provoca. Per carità, danno si fa per dire, ci mancherebbe, benvengano questi fumogeni, finché poi tra l'altro c'è un venticello, niente male, ma la giornata è davvero primaverile, giusto Sergio? Sì, sì, è vero. Si sta davvero benissimo, allora ecco che ci possiamo dire, insomma, ben vengano i fumogeni piuttosto che i mortaretti, che questi come si chiamano in italiano questi che fanno un casino? I bot. Attenzione! Birolini, posizione di fuori gioco. I botti. Non te me c'ha mai sdrappen.
Non so, è giusto dire bravo? Non lo so. E voi a Villadogna come li chiamate? Non lo so come. I Strappen, una volta era il Morter, è buttato solo il Morter, adesso non so se magari pensano che hanno buttato per aria il Molteni, quello dei salami, invece è tutta un'altra cosa. Vabbè, dai, concedeteci qualche deviazione. La partita è comunque molto bella, mi devo dire, Sergio, qui volevo il tuo parere, mi pare che sia molto bella la partita con il Crusone. Te l'aspettavi un Crusone così pimpante? No, non me l'aspettavo, perché vista la classifica, però è la classica partita tra i primi e gli ultimi, secondo me. Sì, cioè la classe farà la differenza. No, voglio dire che magari la Pradanghese è entrata un pochino così allegramente, però lì davanti, come hai detto tu prima, Martinelli e Appiani si stanno impegnando. Stanno impegnando bene, soprattutto in velocità. Attenzione, Paolo Carrara entra in area, ha tentato il tocco verso l'autore del gol, Rocca, e l'azione però è sfumata per il preciso intervento difensivo. Moretti, bravo a intuire questo pallone, lo recupera però l'onnipresente Stefano Longhi, lo dà verso Rocca, se lo allunga troppo il pallone, allora riparte con Appiani, la formazione ospite, la finta contro finta, Appiani, il suo tocco forse troppo in profondità verso il compagno Mignani, davvero leggermente troppo profondo, ma dobbiamo dire, lo devo dire a onore di cronaca, che i ragazzi di Romeo Baroni stanno davvero giocando bene, una bella partita, hanno avuto forse, non dico più occasioni, ma più opportunità, più possesso palla, più costruzioni offensive rispetto agli avversari che hanno tirato in porta una sola volta e hanno realizzato il gol che li trova in vantaggio quando il cronometro dice esattamente la metà del primo tempo, 22esimo in questo preciso istante, appunto la Pradalunghese è in vantaggio per una rete a zero. Colpo di testa, arriva a sua volta a far proseguire Zanotti, il pallone al limite dell'area, allontanato il controllo da parte di Botta, che fa ripartire ancora un bel lancio verso Appiani, grande movimento di Appiani, il cross e il pallone che attraversa tutta l'area di rigore senza che nessuno possa intervenire, ma ancora una volta c'è stata un'azione pericolosa, in particolare Mignani che era vicino alla cross. Eccolo Mignani in possesso al pallone, perde il tackle e allora Longhi cerca di mandarlo in avanti, ma Mignani rientra in possesso, il tocco verso Martinelli che cerca di trovare spazio sulla destra, fermato però con una pronta chiusura da parte di Valentino Mazzoleni. La palla in out all'altezza dell'area di rigore, del vertice dell'area di rigore, già rimessa in gioco, Moretti verso il proprio compagno, parte il cross, bravo Martinelli, c'è forse una spinta da Tergo, ha tentato una rovesciata sorpresa, pallone che è terminato però a fondo campo, dobbiamo dire comunque buono il gesto atletico di un Martinelli che lo riscopriamo, lo sto vedendo nei suoi anni migliori, grande movimento, grande convinzione del suo potenziale, perché questo io vorrei ricordarvelo, è sempre stato un giocatore da me apprezzato, così come Appiani, lo devo dire, giocatori che hanno sicuramente un talento che forse non è mai stato espresso, ecco, forse possiamo dire questo per quanto riguarda questi due giocatori offensivi della formazione crusonese. Fassi alla rimessa a favore della Pradalunghese verso Paolo Carrara, mantiene il pallone in campo, Paolo Carrara si libera, forse c'è un fallo nei suoi confronti, l'arbitro dice tutto regolare, poi il suo lancio va a infrangersi sul corpo di Zanotti, la rimessa in gioco, Fassi verso Bernardi che agisce piuttosto, diciamo, a ritroso, più vicino quasi alla linea difensiva che non a quella offensiva della formazione della Pradalunghese. Moretti mantiene il possesso, Moretti si libera di Roberto Birolini, poi riparte dalla destra dove c'è Giudici, parte il tiro cross di Giudici senza nessuna convinzione, il pallone termina fra le mani di Speroni che con le mani fa salire il proprio compagno Roberto Birolini, mantiene il possesso, l'arbitro fischia poco o nulla, prima c'era un fallo, ha ragione
Birolini di protestare questa volta, il fallo era stato piuttosto evidente nei suoi confronti, l'arbitro ha lasciato proseguire, poi c'è stato il fallo su Martinelli e l'arbitro ha fischiato quello, però a mio modo di vedere prima era da punire quello su Birolini. Perlomeno, questo è il mio intendimento, per carità, poi ognuno di voi e di noi è libero di pensarla come vuole. Calcio di punizione, siamo poco oltre il cerchio di centrocampo, spostati sulla destra, Moretti sul pallone. Vediamo cosa succede sul calcio di punizione di Moretti, esce Speroni, interviene l'arbitro, vediamo... qui c'è stata una manata di Speroni nei confronti di Martinelli, l'arbitro va a sincerarsi sulle cose. Speroni è uscito un pochettino avventatamente, a mio modo di vedere forse ci potevano stare anche gli estremi, vediamo, non ha fischiato solo interruzione del gioco, però Speroni non è uscito. Non è praticamente intervenuto, ma a mio modo di vedere forse la manata di Speroni ha colpito in pieno volto Martinelli, l'arbitro ha fischiato ma non ha fischiato niente. Vabbè, tutto regolare, anche se non sono del tutto convinto, per me sicuramente un contatto c'è stato e forse, attenzione, intanto Martinelli arriva con la sua vistosa fasciatura a farsi medicare un dito, il dito destro, lo vedete, dove forse è stato colpito dalla massaggiatrice del Crusone Calcio. Tutto a posto, un po' di acqua benedetta e tutto ritorna più o meno in forma. Intanto c'è la rimessa in gioco di Fassi verso Cerea, anticipato Bernardi, chiedo scusa, il tocco Paolo Carrara, conclusione ribattuta, libera la difesa, poi Della Pietra non riesce a toccare di testa, Cerea parte il lancio verso Rocca, la conclusione esterno della rete. Sì, attacca la Pradalunghese, lo fa diciamo costruendo anche delle azioni in positività, però dobbiamo dire che il Crusone è abbastanza pericoloso nelle ripartenze. Oserei dire che è comunque una bella partita, mi pare di poter dire questo, sei d'accordo Sergio? Sì, però se posso fare un appunto, non mi piace in quella posizione di Cerea. No? No. È troppo arretrato? Troppo arretrato, mi piace quando gioca sulla fascia e spinge sulla fascia per crossare. Probabilmente magari qualche assenza, in particolare quella di Stefano Birolini, ha fatto sì che Giambattista Palmisano schierasse Cerea proprio in quella posizione, con la consapevolezza magari che non è proprio il suo ruolo, o perlomeno quello che appunto il capitano si esprime meglio. Attenzione, rientriamo in cronaca, la partita resta comunque godibile, devo dire questo mi sta sorprendendo parecchio, una formazione, quella del Crusone, che è viva, è molto molto vitale. Qui c'è un fallo ai danni di Appiani, il calcio di punizione, Appiani lascia l'incarico della battuta al capitano Moretti. Già battuto, il pallone crossato da Giudici dalla destra, viene rimpallato in fallo laterale, rimessa in gioco ancora a Piani, non è felice nel controllo, allora riesce a rinviare Lunghi, poi ancora un cross in area, di nuovo ribattuto, sale Zanotti, il tocco non è perfetto, Della Pietra in qualche modo rimane in possesso del pallone, ancora verso Zanotti, parte il cross Zanotti, ma in area c'è Michael Mazzoleni, non so se Michael o Valentino, adesso vi so dire, no, Valentino Mazzoleni, palla a fallo laterale, arriva ancora Zanotti, guadagna il fondo per il cross, grande azione di Zanotti, poi si è mangiato davvero una grande occasione, ha fatto tutto bene, addirittura proprio anche se da posizione defilata dentro all'area piccola ha colpito di collo pieno leggermente di esterno, il pallone è terminato abbondantemente a fondo campo, però grande azione del giovane Zanotti che per poco non trova la via del pareggio. Stanno spingendo i giocatori del Crusone, ci credono e soprattutto vogliono fare bella figura al cospetto di una squadra che è sempre in queste precedenti 22 partite ha sempre militato nella zona
alta nelle prime tre, due, tre, anche prima posizioni della classifica stessa. Attenzione alla conclusione da parte della Pietra, ribattuta, allora Rocca subisce il fallo trattenuto da Benzoni, che gli chiede scusa, Benzoni che recupera la sua posizione, battuto il calcio di punizione, Cerea che parte dalla posizione che piace tanto a Sergio, attenzione Paolo Carrara, il tocco, voleva servire Rocca che si era trovato quasi all'interno dell'area di porta, ma è stato bravo il portiere Vigano ad intuire la traiettoria e ad acciuffare il pallone. Intanto riparte, attenzione, il tentativo ancora, la Moretti di controbalzo di destro. Di controbalzo la conclusione, palla a fondo campo. Attenzione, il bravo Birolini a mantenere il pallone all'interno del rettangolo, suggerimento un po' troppo lungo per tutti, e la palla che termina fra le braccia del portiere Viganò che la rimette in movimento, e l'intervento di prima intenzione da parte di Thomas Fassi con il pallone in fallo laterale per la rimessa in gioco di Zanotti in profondità ancora, e questa volta la palla arriva qui dove c'è Sergio Magli che dimostra di essere in possesso di un tocco non indifferente, per poco non ci butta per aria la telecamera, però lui stoicamente è caduto per terra, si è sbucciato una mano, ma il pallone, la telecamera l'ha salvata, questo possiamo dire. Attenzione, intanto ancora la palla, vediamo, la guadagna Cerea che mantiene il possesso, lo gioca. Stanno giocando con una intensità non indifferente i giocatori del Crusone, davvero, mi aspettavo. E c'è l'intervento del direttore di gara che assegna il calcio di punizione ai ragazzi del Crusone, questa volta la punizione era a favore della Pradalunghese. Capovolto il verdetto, diciamo così. Moretti sul pallone, parte il cross, al limite il colpo di testa con perfetta scelta di tempo da parte di Mignani, la palla che gira bene, però ahimè per lui e per il Crusone, pallone troppo centrale per impensierire il portiere Speroni. Sono 32 minuti di gioco nel corso del primo tempo, 1-0 per la Pradalunghese per il gol realizzato al 19° da Rocca. Allora il pallone adesso lo controlla Michael Mazzoleni, che poi cede a Longhi, da questi a Roberto Birolini, a sua volta verso Fassi che sta spingendo nella fascia di sua competenza. Il rilancio di Brughera, pallone conquistato da Paolo Carrara, subisce una manata ad opera di Benzoni. Calcio di punizione battuto, Fassi a spazio, ma c'è ancora la chiusura di Benzoni in fallo laterale. Bernardi, elegante il suo tocco, ancora verso Paolo Carrara che gioca dietro dove c'è Cerea, fa girare il pallone, anzi l'inserimento verso Rocca, difende il pallone Rocca, trova lo spazio per la conclusione, gran bella conclusione a filo di traversa, anzi a filo dell'incrocio dei pali da parte di Rocca, col pallone che sicuramente, a mio modo di vedere, sarebbe stato irraggiungibile per Viganò che adesso va al rinvio da fondo campo. Siamo al 33°, sempre 1-0 per la formazione di casa, che però fatica, anche perché il Crusone sta giocando davvero una signora partita. Gagliarda, qui c'è un fallo visto ancora dal direttore di gara, completamente, diciamo così, fischiato in modo gratuito. Calcio di punizione, Moretti, parte il cross, il colpo di testa difensivo
c'è Rea che intercetta il pallone, parte il contropiede, se lo allunga troppo. È bravo Zanotti a intervenire, Della Pietra, il tocco, l'1-2 dentro l'area e c'è la posizione di fuorigioco. Posizione di fuorigioco, si accendono le panchine. Palmisano e Romeo Baroni non si amano, questo ci era parso di capirlo sin dall'inizio, al di là del fatto che Palmisano era andato a stringere la mano al suo avversario di panchina naturalmente, mentre adesso qualche parola in più da parte di Romeo Benetti c'è. Romeo Baroni, chiedo scusa, c'è sicuramente stata, vabbè. Poi per l'amor di Dio, l'arbitro era in fuorigioco? Non ho visto. Bravo Sergio, molto diplomatico come al solito, quando c'è da prendere le parti da una parte e dall'altra lui non vede mai, lascia tutto l'incarico al sottoscritto di dire per me non lo so perché ho visto ancora meno, del resto noi siamo a metà campo, sembra impossibile poter decidere se appunto la posizione di fuorigioco c'era. Comunque al di là di quello, al di là che sicuramente l'interpretazione del direttore di gara può essere stata giusta, sbagliata, fate come volete, devo dire che mi sorprende questa, la vitalità di questa squadra del Crusone, perché sta giocando bene, con intensità, sta giocando. Sta giocando con una velocità anche di esecuzione non indifferente e questo naturalmente mette un po' in apprensione la formazione della Pradalunghese, che ha bisogno soprattutto di spazi per fornire al meglio la propria prestazione. Ecco, sicuramente la qualità di alcuni giocatori della Pradalunghese necessita di spazi un pochettino larghi e soprattutto di giocate tra virgolette ragionate. Ecco, questo siccome la formazione crusonese queste giocate ragionate non le permette, visto la velocità, e allora ecco che la squadra di casa è un po' in sofferenza. Moretti al calcio di punizione da tre quarti, parte il cross, è troppo lungo per tutti, Speroni lascia terminare a fondo campo, dunque nulla di fatto in questa occasione. C'è Speroni che va al rinvio, siamo al 37esimo nel corso del primo tempo. Manca l'intervento, il tocco di testa difensivo da parte di Gravante verso il proprio portiere, non era Gravante ma Botta, pallone catturato da Viganò che la rilancia, lo rilancia in avanti, ancora Botta, il suo controllo in profondità, il colpo di testa va Fassi a controllare il pallone prima che termini il fallo laterale, rimessa in gioco verso Paolo Carrara. Paolo Carrara che non riesce, anche perché è spinto un po' da Tergo da Della Pietra, e allora c'è la rimessa in gioco, Martinelli, il tocco Brughera verso Valentino Mazzoleni, Valentino Mazzoleni è in possesso al pallone, lo rilancia lungo a scavalcare il centrocampo, la cosa non gli riesce, c'è Rea, il suo controllo non può essere felice perché il pallone lo colpisce quasi sul volto, poi però riescono a recuperare i suoi compagni di reparto. Allora ancora Valentino Mazzoleni sospinge in avanti la propria squadra, arriva questa volta in maniera un po' scoordinata Zanotti e la palla termina in fallo laterale. Intanto c'è un fallo commesso da Paolo Carrara, lo va a battere Benzoni, centrale verso Mignani, alza la testa Mignani, Martinelli, conclusione a fondo campo. Ci ha provato Martinelli con quella che è la sua prerogativa, stop e poi tiro a seguire. Arrivano i complimenti per il direttore di gara che se la prende con un sorriso, beato lui,
E intanto riparte la formazione, attenzione Cerea, è bravo a chiudere, è molto puntuale Botta, a ancora far salire Mignani, il tocco arriva Della Pietra, mantiene il possesso e c'è il fallo. Fallo commesso da Bernardi, posizione centrale, però siamo abbastanza lontani dallo specchio della porta. Moretti che mette giù il pallone, Moretti che ha dimostrato di avere dalla sua un gran bel tiro, può essere sostituito da Appiani, anche Martinelli è in possesso di un buon destro. Vediamo le soluzioni che adotteranno i giocatori del Crusone. Si allontana Appiani, anzi no, va a sistemare bene il pallone, tre uomini in barriera. Vediamo, parte Appiani che va alla conclusione, la barriera devia, il pallone spiove appena dentro l'area, Martinelli ancora, e questa volta ci lecca clamorosamente il cross, pallone a fondo campo. Il rinvio, pallone che spiove, Roberto Birolini verso Rocca, attenzione Paolo Carrara, va al cross leggermente arretrato, interviene Botta, rinvia ancora Botta dopo il rimpallo sul corpo di Rocca, poi Roberto Birolini, il rimpallo Zanotti, adesso si gioca con tanta intensità ma forse poca lucidità da parte delle due formazioni. Pallone fra le mani di Viganò, lo rinvia il portiere del Crusone, Martinelli cerca lo stop a seguire di petto, cosa difficilissima ma c'era anche riuscito, poi adesso è Giudici ma la palla è terminata fuori e dunque la rimessa a favore della formazione di casa, formazione che sta conducendo per una rete a zero per il gol realizzato al 19° da Nicolo Rocca. Cerea, il tocco verso Paolo Carrara, gli restituisce il pallone, Cerea, e c'è il fallo, l'arbitro fischia il fallo subito da Paolo Carrara all'inizio della triangolazione, Cerea aveva desistito peraltro, e dunque si riparte con il calcio di punizione, posizione però abbastanza lontana dallo specchio della porta. Calcio di punizione, Cerea sul pallone, ma potrebbe calciare anche Roberto Birolini. A mio vedere sarà Cerea a calciare, che è il tiro un po' più potente. Infatti è lui che parte per la rincorsa. Pallone, c'è il gol! Gol di Cerea, 2-0. Mamma mia che bello, anche se devo dire che qui Viganò è partito un pochettino colpevolmente in ritardo. 42esimo raddoppio di Cerea su calcio di punizione. Viganò partito leggermente in ritardo, lo dobbiamo dire Sergio. Sì, però è troppo pesante per, secondo me, il punteggio. Perché il Crusone ce la sta mettendo di più della Lunghese. Sì, è vero, hai ragione, sta penalizzando il 2-0. Penalizza un po' di più la formazione dell'Unione Sportiva Crusone, che sta soccombendo 2-0, ma a mio vedere quasi quasi l'1-0 era già un pochettino stretto per la formazione maglia azzurra. Martinelli, e attenzione, il pallone pericoloso, l'arbitro vede un fuorigioco da parte di Appiani e allora si riparte con il calcio di punizione da parte di Speroni. Il tocco verso Michael Mazzoleni, da questi a Valentino Mazzoleni, Speroni, siamo a 2 e mezzo a mio modo di vedere dalla chiusura del primo tempo, Pradalunghese che ha in mano il risultato con 2 tiri in porta, praticamente ha fatto 2 gol, Longhi, attenzione il cross, è libero Fassi, il tocco Paolo Carrara, mamma mia! Paolo Carrara si mangia
la più ghiotta delle occasioni. Credo che un'occasione così al centravanti della formazione di Pradalunga non capita più. Fassi è andato a servirgli sul sinistro, sul destro, sul crapone, poteva e doveva soltanto deviare il pallone in porta sul tocco di Fassi, cosa che assolutamente Paolo Carrara non ha fatto. A questo punto, se ci fosse stato il 3-0, sarebbe stato buio pesto per la squadra del Crusone, che già fatica a, come vi ho detto, ha realizzato un gol per partita fino a questo punto, però alla sua una difesa che certamente fa un pochettino ogni tanto commette qualche errore. Allora il calcio di punizione su questo intervento di Bernardi, credo, non sono sicuro se è stato lui. Moretti va a calciare dentro l'area, il colpo di testa difensivo, la palla che termina in... No, è ancora buona, attenzione, ancora Moretti, rimette di nuovo al centro, allontanato il pallone, arriva Della Pietra, la sua conclusione rimpallata, poi Cerea, qui lascia sul posto giudici, Cerea, contropiede in 5 contro 3 addirittura, vediamo cosa fa Cerea, va a servire Longhi, parte il cross arretrato, arriva per la conclusione, la palla che sbatte sopra la traversa, e Paolo Carrara che questa volta ha indirizzato veramente in maniera perfetta la conclusione al volo, si mangia ancora una volta e soprattutto si morde le dita per questo mancato gol. Questa volta sicuramente meritava, quantomeno si è fatto perdonare con questa conclusione. Ancora Paolo Carrara, porta a spasso un po' tutta la difesa avversaria, Cerea vede Fassi, lo serve un po' troppo lungo e Fassi non riesce a mantenere il pallone all'interno del rettangolo di gioco. Il signor Rodeschini dà uno sguardo al cronometro, credo siamo ormai al 45esimo, forse stiamo già giocando i secondi di recupero, un minuto, ha fatto segno il direttore di gara, si riparte con, eccolo qua, nemmeno un minuto e dunque 45-40, eravamo già in recupero. Sergio, hai detto tutto giusto, risultato piuttosto pesante, dai, anche se poi le ultime azioni dimostrano che il Crusone è bravo, il Pradalunghese è bravo. Sì, è vero, però questa è una mia opinione personale, quando la distanza è così lontana il portiere secondo me non dovrebbe mettere così un'ampia barriera, perché altrimenti non ha visto arrivare il pallone. Hai ragione. Uno o due persone al massimo. Hai ragione Sergio, fatto sta che Cerea ha realizzato il gol della quella che può essere per il momento una relativa tranquillità, 2-0 dopo il gol di Rocca al 19esimo e il raddoppio al 42esimo di Cerea, e la Pradalunghese mette quasi al sicuro il risultato. Ci sentiamo fra poco per la telecronaca del secondo tempo. È tutto pronto per dare inizio al secondo tempo di questa partita di campionato fra la formazione della Pradalunghese, terza in classifica, e la formazione del Crusone, che naturalmente è in situazione, come dicevamo, un pochettino preoccupante per quanto riguarda la classifica stessa. Siamo nella 23esima partita del campionato, la ottava del girone di ritorno. 2-0 al termine dei primi 45 minuti per i gol realizzati al 19esimo da Rocca e al 42esimo da Cerea direttamente su punizione, una sua specialità. Con Simone Cerea è rientrato un attimo prima negli spogliatoi e gli ho detto: sei d'accordo con me Simone che forse il portiere ti ha dato una mano? Attenzione, grande conclusione di Martinelli, e respinge bene il portiere Speroni, ma Martinelli ancora una volta, soprattutto dalla zona sinistra, ha fatto capire quanto sia bravo davvero con il suo piede preferito. Pallone deviato in calcio d'angolo, il terzo tiro della bandierina a favore del Crusone, non è ancora battuto la Pradalunghese, mi pare ancora il pallone appena dentro l'area viene rinviato, e allora poi arriva botta di testa. Qui c'è un fallo nei confronti di Bernardi, battuto calcio di punizione.
Valentino Mazzolini, poi Cerea. Dopo il tocco di Stefano Longhi, ancora Cerea, perde il tackle. L'arbitro ha visto il fallo, calcio di punizione, ancora Stefano Longhi, pallone all'interno dell'area, respinto dalla difesa. Moretti, che è sicuramente l'uomo più interessante della squadra del Crusone, al tocco verso Appiani, difende il possesso, lo mantiene Appiani, cede dietro verso Botta. Non è cambiato nessuno dei 22 in campo, dunque formazioni, ve le do velocissime appena al termine, appena finita questa azione, con della pietra, conclusione ribattuta. Moretti, parte il suo tocco liftato, ancora Moretti, la conclusione ribattuta addirittura da Martinelli, un pochettino anche sfiduciata e sfortunata la formazione del Crusone. Bello l'intervento da parte di Benzoni, che ripropone di nuovo nella tre quarti, il pallone rinviato, le formazioni, Viganò, Giudici, Gravante, Botta, Moretti, Zanotti, Benzoni, Mignani, Appiani, Della Pietra, Martinelli per il Crusone. Risponde la Pradalunghese con Speroni, Brughiera, Longhi, Michael Mazzolini, Valentino Mazzolini, Fassi, Pirolini, Roberto, Cerea, Rocca, Bernardi e Paolo Carrara. Questi 22 in campo agli ordini del signor Rodeschini di Bergamo, che qualche leziosità ce l'ha offerta, ma sicuramente possiamo dire qualche piccolo errore, però niente che abbia compromesso il risultato. Attenzione, intanto l'intervento, si era liberato bene Mignani per la conclusione, pallone allontanato, Bernardi, parte il suo rinvio, colpo di testa da parte di Rocca, che intendeva servire Paolo Carrara, che adesso si impegna in una rincorsa a catturare il pallone, invece lo cattura centralmente il numero 2 Brughiera, poi avanza Michael Mazzolini, poi il pallone giocato da Roberto Birolini e poi ancora riparte il Crusone. Moretti, bravo a far salire il fluidificante Giudici, il cross di Giudici, non c'è però nessuno al limite dell'area, allora Longhi ha il tempo di restituire il pallone a Valentino Mazzolini, che lo respinge, ma il Crusone preme. Crusone, come del resto ha fatto nel primo parziale, sta premendo mentre c'è il primo cambio della partita. Primo cambio della partita, entra il numero 17, si tratta di Beltrami, ed esce con il numero 4 Botta. Beltrami al posto di Botta nei minuti iniziali di questo secondo tempo. In pratica restano più o meno 40 minuti alla formazione del Crusone per recuperare due gol. Sì, esatto, 40 minuti. Vi ricordo che Paolo Carrara ha colpito anche una traversa dopo essersi mangiato un gol che sembrava più facile da realizzare che da sbagliare. Ci provano ancora con Longhi, ancora il cross sul secondo palo, troppo lungo per tutti. Va a rincorrere il pallone, gestibile. È bravo, è stato bravo davvero Fassi. Adesso c'è Cerea sul pallone, il tocco intendeva servire Fassi, che forse ha capito tardi l'intenzione del compagno, e dunque la formazione del Crusone va al rinvio, pallone rimpallato che termina a fondo campo. Però è stato bravo Fassi a recuperare quel pallone che sembrava imprendibile, invece c'è riuscito perfettamente. Chiama Lizzano. E si riparte con questo rinvio, colpo di testa di Cerea, adesso non vuole assolutamente più correre pericoli la squadra praticamente, attenzione, questo pallone verso Paolo Carrara, la difesa interviene in seconda battuta. Dicevo, nel primo tempo arrivano Roberto Birolini, intanto pallone a mezza strada e allora nessuno lo raggiunge, Moretti, retropassaggio. Dicevo, intanto arrivano notizie dal campo sportivo di Crusone, dove il Baradello al termine dei primi 45 minuti di gioco sta conducendo per una rete a zero, nei confronti del Rodengo Saiano. Se così fosse, ma naturalmente mancano ancora 45 minuti,
Se così fosse la Pradalunghese andrebbe a quota 44, Rodengo resta a quota 46, però bisogna attendere sia l'esito. Attenzione Martinelli, spazio per la conclusione, rimpallata, arriva Della Pietra, non trova la forza giusta e poi avanza Mignani, Mignani ancora palla al piede verso Moretti, anticipato dal furbo Cerea, e poi Mignani li va a commettere il fallo. Va a commettere il fallo nei confronti di Cerea, va a chiedere scusa e c'è l'ammonizione. Ammonito Mignani. È un buon giocatore questo numero 8, nulla da dire. L'abbiamo visto bene, Mignani, Moretti, ma tutto sommato oserei dire un po' di fragilità magari in difesa per il Clusone, ma davanti a Piani, Martinelli e appena lì dietro Mignani e poi Moretti in fase di sostentamento dell'azione, oserei dire non sono assolutamente male. Non mi è dispiaciuto questo Clusone anche se sta perdendo, ma la diversità nel punteggio sta anche nell'esperienza dei giocatori che sono schierati da una parte e dall'altra. Cerea lascia sul posto proprio Mignani, avanza, andrà a toccare a sinistra dove c'è Longhi, il suo cross troppo lungo ancora, arriva però Paolo Carrara, conclusione ribattuta, pallone non controllato da Birolini e riparte ancora Martinelli, no anzi era il numero 10 Della Pietra, ma è ancora la formazione di Pradalunga che manovra. Cerea, guardate il possesso di palla di questo ragazzo, davvero bravo. Ancora il cross da parte di Stefano Longhi, questo ragazzo classe 69, lo voglio ricordare, ragazzino di primo pelo, e ancora una volta davvero la sua grande capacità nel controllare il pallone, ma la rimessa è a favore della formazione in maglia azzurra con Moretti che è stato bravo anche in questa occasione. Palla e azione fermata, Bernardi l'esterno sinistro verso Roberto Birolini, parte il lancio sulla destra dove c'è Paolo Carrara, Paolo Carrara che controlla il pallone vicino all'out, può toccare dietro, la palla arriva dietro a Fassi che va al controcross dentro l'area, colpo di testa e arriva Mignani al rinvio, pallone che ritorna nella metà campo della Pradalunghese, una corta respinta sui piedi di Moretti che ripropone di nuovo in avanti, viene in sovrapposizione Giudici, Moretti ha spazio, eccolo Giudici che riceve sulla destra, può andare al cross, lo effettua, pericoloso il colpo di testa da parte del numero 2 Mattia Brughiera, il pallone che termina in fallo laterale per la rimessa in gioco, ancora da parte di Giudici verso Moretti, bello il cross, colpo di testa molto bello da parte di Martinelli e la bellissima respinta di Speroni, bel gesto atletico di Martinelli, si è alzato bene, l'ha colpita bene, purtroppo non è riuscito a dare la forza necessaria per tenerla verso l'angolo, però Speroni ha risposto bene. Sì, Speroni stavolta sì. Grazie Sergio, Sergio Magli dietro la nostra telecamera, anche il nostro opinionista. Moretti al limite dell'area, ancora il controllo da parte di Gravante, poi arriva ancora Martinelli, va a calciare, un pallone deviato e nasce il quarto tiro dalla bandierina. Quarto tiro dalla bandierina a favore della formazione ospite che non demorde assolutamente, di questo bisogna dargliene assolutamente atto. Stanno accentuando anzi la possibilità, qui ci lecca clamorosamente il cross, riparte la formazione di casa, Cerea, un gioco di gambe formato in modo falloso nella propria tre quarti, il centrocampista d'ordine della Pradalunghese nonché autore del gol del 2-0 al 42esimo. Palmisano è qui abbastanza tranquillo, vede che i suoi ragazzi stanno difendendo bene, non corrono dei seri pericoli, anche se poco fa Martinelli sicuramente è andato vicino al gol. Longhi, avanza Longhi, Longhi tocco dietro, ancora Cerea, parte il lancio di Cerea verso Roberto Birolini, arriva Longhi, l'esterno sinistro di Longhi e sul primo Paolo questa volta il portiere Viganò si fa trovare pronto ad intercettare il tiro, però una bella azione, Birolini che si era sganciato bene in avanti ma Longhi che l'ha preceduto nell'intervento. Qui vediamo due buchi, c'è Appiani, Appiani, conclusione un po' strascicata,
e il pallone fra le mani di Speroni. Due buchi difensivi e lì qualche colpa ce l'hanno i difensori della Pradalunghese, che per diciamo poca convinzione, per poco non regalano qui pallone lungo, non regalano la possibilità da Piani di andare a realizzare. Mignani lascia l'incarico a Giudici della rimessa. Giudici, Giudici, colpo di testa da parte di Valentino Mazzoleni, palla in fallo laterale. Moretti ancora, Giudici, parte il controcross in area, allontana ancora Valentino, anzi è Michael Mazzoleni. Poi il pallone che spiove, arriva Mignani, colpo di testa, Moretti, bello il cross, Martinelli forse spinge da tergo un avversario, la palla che è terminata in fallo laterale con Bettinaglio, grande gloria anche per lui in questo pomeriggio un po' diciamo così amaro per il momento per il Crusone, che mi ricorda, attenzione, il gol! Il gol di Della Pietra! Il gol di Della Pietra per il 2-1, grande tiro dalla lunetta in posizione centrale. Siamo al 13° minuto. Fuori coglione una volta, dai! 13° minuto del secondo tempo ed è il gol del 2-1, il gol che di fatto riapre la partita. Grande conclusione di sinistro di Della Pietra. Baroni si esalta un pochettino alla luce anche di questo gol. Dobbiamo dire per la verità, e nessuno può disquisire su questo, insomma forse anche meritato, qui c'era un fallo, l'arbitro dice che è tutto regolare, contrasti da una parte e dall'altra al limite di quello che può essere il regolamento, tutto regolare per il signor Rodeschini, che magari si sa fare bene col petrolio, magari in questa occasione. Noi abbiamo in mente che Rodeschini fornisce il petrolio, Sergio, lo sapevi tu? Un distributore. Sì. Attenzione, dai, entriamo, attenzione, la possibilità per la conclusione di Rocca ed è bravo a coprire il numero 2 Giudici in copertura proprio mentre Rocca stava calciando da posizioni favorevole. E l'azione sfuma in fallo laterale per la rimessa in gioco. E adesso partita che si è improvvisamente rianimata, del resto è anche giusto. Attenzione Birolini dentro l'area, il cross è troppo basso. Ancora Birolini a creare disturbo, arriva Bernardi, conclusione ribattuta o perlomeno smorzata. Riparte Moretti, Moretti il suo lancio verso Appiani, Appiani difende il pallone in tre addirittura su di lui, riesce a sospingerlo in avanti, dove però il pallone termina in zona morta e il portiere Speroni ha tutta la tranquillità per abbrancare la sfera e poi far salire i suoi verso la zona centrale e riproporre in avanti. Eccolo lì il rinvio di Speroni, la palla che spiove, Rocca, il controllo non è dei più facili, riesce però a recuperare in seconda battuta. Cerea che ha ricevuto da Birolini, va in sovrapposizione, Longhi riceve, può andare al cross di sinistro, Longhi fra le braccia del portiere Viganò. E adesso vediamo una bella partita, perché sicuramente il Crusone nel tentativo di recuperare il risultato si sbilancia un pochettino in avanti e la Pradalunghese può agire in contropiede. Però attenzione perché il duo d'attacco Martinelli a Piani, Della Pietra a sostegno, può anche regalare diciamo ancora alcune sorprese. Lo dobbiamo dire, insomma, un Crusone che non t'aspetti, un Crusone che magari qualcuno, alla luce anche dei suoi 17 punti finora conquistati in 22 incontri, lontano due punti dalla Capriolese che è terz'ultima e lontano 3-4 punti dal Bornato e poi la zona di salvezza che è lontana 12 punti, salvezza diretta senza passare attraverso i play-out, potrebbe dire Crusone remissivo, e invece assolutamente non è così. Forse hanno il dente avvelenato, non so che cosa è successo. Tra l'altro la formazione crusonese, voglio ricordare che ha vinto anche all'andata contro la Pradalunghese, una delle poche sconfitte,
una delle tre sconfitte che la Pradalunghese ha subito finora. Ancora Martinelli scatenato, si rialza, resta in possesso, però sono tre su di lui, lo chiudono. E allora può ripartire la formazione di casa con Birolini che cerca di mettere ordine. E allora parte il rilancio di Michael, ancora il tocco a seguire verso Mignani che lascia sfilare il pallone sul filo dell'out, cerca l'1-2 proprio con Martinelli e il pallone non lo controlla. Adesso viene avanti Birolini per la formazione di casa verso Cerea, autore del gol del quello che era stato il 2-0. Qui lo ferma Moretti in gioco pericoloso, in gioco falloso, e all'arbitro non resta che segnalare il fallo. Battuto da Valentino Mazzoleni, Fassi verso Paolo Carrara che agisce in maniera defilata, parte il cross, da quest'altra parte c'è Stefano Longhi che controlla, fa partire il controcross di sinistro, ancora un passaggio fra le braccia del portiere Viganò. Il rinvio di Viganò direttamente fra le braccia del portiere Speroni. Con le mani Valentino Mazzoleni verso Longhi, ancora Mazzoleni, Valentino, parte il lancio, attenzione Simone Cerea dentro l'area, non riesce l'aggancio per Cerea, però il pallone gli resta ancora lì fra i piedi, c'è anche qualche problema di dribbling nei confronti di un direttore dell'area di gioco che mi pare in questo frangente poteva almeno spostarsi un paio di metri. Ha detto no, attenzione Roberto Birolini, il fallo, arbitro che non si è mosso dalla posizione dove era prima, il calcio di punizione ci sta, però ha seguito da lontano l'azione e adesso va a fischiare questo calcio di punizione. E qui attenzione ancora a quelli che sono i piedi magici di Cerea, di Roberto Birolini, di Stefano Longhi, tutti sinistri. Vediamo, si allontana Longhi, resta sul pallone Roberto Birolini, resta ed è anche Cerea si allontana, aveva promesso che avrebbe tirato anche da quest'altra parte, invece Roberto Birolini, la punizione raso terra, non filtra tra le mani della barriera. Allora riparte il cross dove Birolini attende un intervento di un avversario, però l'intervento è positivo e non naturalmente non è falloso. E allora riparte Cerea, ancora un rimpallo, ancora Cerea che rientra in possesso del pallone, tocca verso Longhi che controlla. Diamo un'occhiata al cronometro anche per la partita adesso, perché la partita adesso è intensa. Siamo al 20° minuto sul fondo e c'è il primo tiro dalla bandierina a favore della Pradalunghese. 2-1 il punteggio, 1-4 invece il conto dei corner a favore del Clusone, però questa sapete che è una tabellina che conta poco o nulla. Dalla bandierina parte il calcio d'angolo, troppo lungo per tutti, il calcio d'angolo dalla sinistra di Cerea, il pallone che termina a fondo campo dall'altra parte. Si riparte con Viganò. Diamo un'occhiata al cronometro, 21, un minuto a quello che è la metà del secondo tempo. Il Clusone ha avuto il grande merito di riaprire, a mio modo di vedere anche in maniera abbastanza giusta per la mole di gioco costruita, anche se poi la Pradalunghese poteva chiudere prima la partita. Il gol mangiato da Paolo Carrara, la traversa, la sfortuna se vogliamo, però le cose si compensano, che hanno negato alla formazione di Pradalunga di chiudere la contesa. E intanto si riparte, Speroni con le mani verso Valentino Mazzoleni, suo sinistro parte, è profondo il sinistro, troppo profondo per il numero 9 Paolo Rocca, Nicolò Rocca, chiedo scusa, Paolo è il nome di Bernardi. Vai accorciare un po', siete troppo lunghi. Attenzione al rilancio del portiere, è bravo questa volta a chiudere Michael Mazzoleni verso il fratello Valentino Longhi.
parte il lancio deviato in fallo laterale da un Mignani che sta facendo una grande partita. L'anticipo nei confronti di Bernardi, Pirolini ruba il pallone, poi in mezzo a due avversari subisce il fallo. Calcio di punizione nel cerchio di centrocampo, lo stesso Roberto Pirolini, fratello Stefano, è fuori per un turno di squalifica. Parte il lancio, forse troppo lungo per Bernardi, e così infatti va a tagliargli la strada Benzoni, e in chiave difensiva l'azione sfuma a fondo campo. La rimessa in gioco di Viganò. Attenzione, il pallone, e tocca con la punta dei piedi. Attenzione, si avventura Speroni fuori, poi riesce a rinviare. Palla in fallo laterale. Rimessa in gioco Moretti verso Mignani. Ancora Moretti, va al controcross, palla deviata. Esce il portiere Speroni. Anticipa tutti, compagni e avversari. Mentre si prepara il secondo cambio, dopo Beltrami, si appresta ad entrare col numero 15 Trivella per quanto riguarda il Crusone, mentre qui vediamo Paolo Carrara, il tocco Roberto Pirolini, esce il portiere. D'altronde non era facile, Roberto la sua non ha l'altezza giusta per elevarsi e andare a colpire di testa, e dunque non è riuscito nel suo intento. Il rinvio del difensore, palla che è terminata in fallo laterale. Direttore! C'è il cambio, il secondo cambio. Entra Trivella, vediamo chi esce al suo posto. Esce Appiani. Vediamo, sì, Appiani. No, il numero 6, chiedo scusa. Solito te, solito. Ho visto il numero 9, mi sembrava una sostituzione strana. Zanotti. Allora, Trivella al posto di Zanotti, ed è il secondo cambio operato da Romeo Baroni. Mentre va a battere la rimessa dalla tre quarti Fassi, pallone controllato, è bravo qui ad andarsene, attenzione il tiro cross direttamente, il pallone allontanato, poi arriva ancora Fassi, ruba il tempo all'avversario, ripropone un nuovo cross e la palla è deviata in calcio d'angolo, secondo tiro dalla bandierina. Attenzione perché il Crusone è pericoloso, siamo al 25esimo, sono ancora 20 minuti di gioco. Pirolini, e non ci arriva davvero per un nulla Brughiera, e si era lanciato in avanti. Si riparte con rinvio, Cerea, tutta la metà campo libera, fa intervenire il proprio portiere Speroni. Speroni che alza la testa con tranquillità, controlla il pallone, lascia passare qualche secondo, nessuno che si decide ad andare a costruire il pressing, lo fa, bravo Mignani, gran bella partita da parte di Mignani. Longhi, centrale per Bernardi, pallone, poi arriva Roberto Pirolini, vediamo, attenzione, qui c'è l'intervento in calcio d'angolo da parte del numero 7 Benzoni. Per il terzo tiro della bandierina ha rischiato addirittura l'autogol. Calcio d'angolo, Cerea lo batte, Paolo Carrara, il cross rasoterra, arriva Pirolini di controbalzo di sinistro, il pallone termina lontanissimo. Il nostro Sergio Magli sta facendo miracoli cercare di agire con l'obiettivo della telecamera, visto che siamo in controsole, e del resto non è assolutamente facile. Pensate che ha portato un paio di occhialini che ha fatto arrivare dal Vietnam, non so dove è andato a prenderli, ma attraverso internet, un paio di occhialini che
ti fanno vedere bello tutto quello che è brutto. Non so che cosa vedrà oggi, però gesto emblematico. Moretti, attenzione, il cross, esce il portiere Speroni, anticipa tutti, poi con le mani fa salire, fa salire Stefano Longhi, arriva Longhi, vediamo, non sa chi dare il pallone, Bernardi, parte il lancio fuori misura, sembra un po' preoccupata Sergio la palla lunghese adesso, dopo l'1-2. Sì, ha risentito anche lei del gol, è vero o no? Eh sì, perché prima giocava con più spavalderia, adesso vedi che ha chiuso, però anche Lusone sta spingendo abbastanza. Hai ragione, hai ragione. Attenzione Bernardi, colpo di testa a Piani. Mamma mia, Piani che va a mancare il gol. Un retropassaggio di Bernardi davvero quasi da censurare. Convinto non ci fosse dietro nessuno, ha colpito di testa. Palla a metà strada con Appiani che non è riuscito a superare Speroni, ma Speroni ha fatto la sua ordinaria amministrazione. È stato Appiani che ha cileccato clamorosamente davanti al portiere avversario. E attenzione, campanello d'allarme per la Pradalunghese, lo dobbiamo dire, una Pradalunghese che ha sciupato, se vogliamo, troppo le occasioni che ha avuto fino a questo punto. Era chiaro che nel momento dell'1-2 poteva cambiare tutto o niente, così è stato, e adesso è cambiato veramente tutto con il Crusone che ci crede, sembra assolutamente possa quantomeno mettere in difficoltà la formazione, la più quotata formazione avversaria. Ancora il cross, è bravo Valentino Mazzoleni. Cerea cerca di mettere ordine, può toccare dietro verso Brughera che va al rilancio fuori misura, no, ancora in campo, anzi no, palla in fallo laterale per la rimessa in gioco a favore di un Crusone che sta trovando energie più che positive, sicuramente un Crusone che, ripeto, dall'intensità, da quello che stiamo vedendo, l'intensità del gioco, mi pare di poter dire che non ci stupisce il fatto che occupi questa posizione in classifica. Attenzione Paolo Carrara, il tocco liftato in area e la conclusione, e poi ancora Bernardi, grande parata da parte di Viganò, la conclusione di Bernardi, e Viganò si oppone con le mani protese in alto a quello che poteva essere di nuovo il gol della tranquillità. Ma non è ancora finita, Paolo Carrara, l'arbitro dice alzati, alzati Lazzaro e cammina, diceva così, insomma, quello che era una parabola e che è stata una parabola sicuramente ricca anche di, diciamo, davvero di storia soprattutto fatta di attenzione di cristianesimo. Paolo Carrara che cerca di mettere il pallone, non ci riesce, allora riparte la formazione del Crusone con questo tocco da parte di Appiani, retropassaggio verso il portiere Speroni. È una gran bella partita, lo devo dire, io quando sono sceso oggi ho detto beh, sicuramente il Pradalunghese dall'alto delle proprie capacità magari riuscirà fuori gioco a impensierire, fuori gioco di Rocca, non so se sia giusto o meno. Palmisano si mette le mani fra i capelli che d'improvviso gli sono diventati biondi invece che bianchi, non so il perché, e a dimostrazione forse che questa partita, che sulla carta doveva essere di facile gestione, è diventata a questo punto, anche se ancora in vantaggio la Pradalunghese, non così facile come forse si pensava potesse essere. Allora ecco il primo tocco da parte di Trivella, fa salire Beltrami, il cross di questi in due a non riuscire ad intervenire lì in mezzo all'area, Mignani e Appiani leggermente spostato, e dunque l'azione sfuma a fondo campo. Altro cambio in vista per la squadra di Romeo Baroni, sta per entrare Moro e c'è, eccolo qua il cambio, entra Moro, terzo sostituto nelle file della formazione, mentre esce il numero 10 della Pietra, autore del gol che ha riaperto la partita. Bravo. Moro al posto di Della Pietra, vediamo, Moro
entra a sostegno della dell'attacco. Allora tre attaccanti puri per la formazione di Romeo Benetti. Moro centrale, Martinelli sulla destra e sulla sinistra. Questa è la soluzione adottata in questi ultimi, e qui andiamo a dare un'occhiata, e sono esattamente 13 minuti di gara di questa partita. Fallo di mano, l'arbitro lo vede, un gesto istintivo da parte di Moretti. L'arbitro non lo ammonisce, ma forse in questa occasione ha perfettamente ragione. Il fallo per me è stato più istintivo che intenzionale. Calcio di punizione giusto. Cerea sul pallone, attenzione al suo destro. Cerea ama anche il sinistro, anche se preferisce, sa calciare bene anche di destro. Eccolo a girare, Viganò riesce di pugno ad intervenire, ad allontanare in fallo laterale, ad evitare l'intervento di Rocca, che sembrava davvero vicinissimo a una deviazione che sarebbe stata sicuramente vincente. 12 al termine, 2-1 per la Pradalunghese. Rocca difende il possesso, su di lui la chiusura, il cross in calcio d'angolo da parte di Beltrami per il quarto tiro alla bandierina. Tutti nel secondo tempo, siamo 4 per parte nei calci d'angolo, tutti nel secondo tempo. Calcio d'angolo, batte Roberto Birolini, resta avanti con Appiani, attenzione il colpo di testa, si alza bene Bernardi, sceglie bene il tempo vicino al secondo palo, ma colpisce con la parte esterna del cranio, praticamente 2,8 cm della parte destra del cranio, il pallone termina a fondo campo. Avesse soltanto pizzicato il pallone, sarebbe sicuramente, visto che era a 30 cm dalla linea di porta, sarebbe entrato in porta. Valentino Mazzoleni, la sua rovesciata, il pallone in avanti, lo controlla adesso dopo un rimpallo a Piani, che cerca di creare il movimento per Trivella. Moro, a Piani ancora, a Piani resta in possesso del pallone, poi arriva per la conclusione Martinelli, il suo sinistro, il pallone che termina un 70-80 centimetri alla destra, al palo di destra della porta, difesa da Speroni. Ma soffre la Pradalunghese, come forse mai ha fatto, fatto ancora però con una squadra di rango diverso, mentre qui invece sta soffrendo con una squadra di bassa classifica, una squadra che però, alla luce di quanto stiamo vedendo, lo devo dire con franchezza, sicuramente non dimostra la situazione precaria di classifica in cui si trova. Bravo Speroni a rinviare, non c'è però nessuno da quella parte, il tocco a ritroso di Beltrami verso il portiere Viganò, che esce, ferma il pallone, poi lascia salire i suoi, va al rinvio addirittura al limite dell'area, dove il colpo di testa di Valentino Mazzolini è efficace. Paolo Carrara difende il pallone, lo attacca a Giudici. Paolo Carrara che si lascia andare un epiteto che non vi possiamo raccontare, anche perché Giudici da dietro l'ha tartassato abbastanza, e qui c'è il fallo commesso. Doppio qua, nei confronti di Rocca, calcio di punizione, il fallo è stato commesso dal difensore centrale, mi pare esattamente il numero 3 Gravante. Attenzione la palla, Mignani va a servire il proprio compagno, si tratta di Benzoni, il lancio di Benzoni, bello il controllo di Moro che va al controcross, un raso terra, non si fa sorprendere la difesa della formazione di Pradalunga. Poi ancora questo rinvio, ancora Mignani che fa salire Giudici, parte il cross a Piani di testa verso Moro, il tiro cross arriva, commette anche fallo, mi pare di poter dire. Io la scuosso. Arbitro! Calcio di punizione, mentre c'è un cambio anche nelle file della Pradalunghese, vediamo.
entra con il numero 15 Gabriele Vassalli ed esce Paolo Carrara. Paolo Carrara che non è riuscito a trovare il gol oggi, situazione diciamo sfortunata, ma anche un suo errore su quel pallone che certamente grida ancora vendetta. Tanto riparte la partita col calcio di punizione, Speroni in avanti, il controllo Cerea verso Roberto Birolini di testa. Siamo al 37esimo quando c'è questo rinvio, pallone colpito di testa da Appiani, poi Bernardi verso Roberto Birolini, perde il tackle Birolini, perde anche il possesso palla e allora riparte con questo rinvio di Trivella la formazione del Crusone. C'è in copertura il numero 4 Michael Mazzoleni, il portiere Speroni che finta un rinvio, palla che poi termina a fondo campo. 6 minuti al termine più l'eventuale recupero. Il risultato è di 2-1 a favore di una Pradalunghese che è 7, Sergio? Quasi 8, ho sbagliato il conteggio. Però il Crusone dobbiamo dirgli davvero bravo. Sì, oggi sì. Perché se avesse segnato quel gol lì, che è più facile sbagliare che segnare, solo storia sarebbe cambiata, anzi. Con la grinta che c'è in questo momento la Pradalunghese mi sa che dovrebbe tribulare ancora un po'. Hai perfettamente ragione, anche se prima ricordo ha sbagliato qualcosa anche Paolo Carrara, la traversa, prima il gol ha sbagliato, facile da realizzare, poi la traversa che ha detto di no a quella splendida conclusione. Insomma, sicuramente anche gli errori sono stati piuttosto bilanciati. Pradalunghese che però ha saputo realizzare 2 gol nella maniera giusta e che poi li sta difendendo adesso con un po' di affanno, ma credo sia giusto perché il Crusone forse sa che sta giocando una partita che potrebbe quantomeno dare e far capire che la squadra per quanto riguarda i play-out, visto che ormai la Falco sembra oltremodo condannata a 2 punti soltanto e credo che nessuno la possa salvare, però il Crusone fa capire anche alle altre squadre che è più che mai vivo per quanto riguarda il proseguo del campionato con quei play-out che credo possano essere considerati ormai più che mai presenti per il proseguo del campionato. Giudici, arriva la rimessa, scambia con Mignano, ancora Giudici, Mignano, il rinvio di Michael Mazzoleni, colpo di testa difensivo, ancora il pallone sui piedi di Moro, difende Moro il possesso, vediamo se può andare al cross, poi tocca dietro Moretti, parte il cross di Moretti, colpo di testa e la palla alta, colpo di testa di Martinelli e la palla alta sopra la trasversale della porta, difesa da Speroni. Niente da dire, un gran bel Crusone e mi sto da lontano complimentando con Romeo Baroni che sta con i suoi ragazzi, che sta mettendo in apprensione a questo punto quelli che sono una delle sorprese, ma credo non soltanto da adesso, del campionato di prima categoria, siamo nel girone. Tentativo rinviato in fallo laterale, si arrabbia Baroni per questo pallone che poi non era proprio nemmeno tanto male, allora fosse filtrato, ma del resto i difensori hanno fatto il loro dovere. Qui Bernardi va al tocco verso Roberto Birolini, tocco di Birolini, pallone deviato da Gravanti in fallo laterale, la rimessa in gioco a favore, era il numero 7, non Gravante ma Benzoni, a favore della Pradalunghese. Eccolo ancora Benzoni che adesso, da quando sono stati i cambiamenti e soprattutto le sostituzioni di Zanotti con Trivella, Beltrami con Botta e poi della Pietra con Moro,
ha assunto la posizione di difensore centrale, il numero 7 è Benzoni. Questo è nel nuovo assetto tattico di Romeo Baroni. La rimessa in gioco, pallone in fallo dal fallo laterale, cerca di mantenerlo in campo Vassalli, lo sparacchia fuori e intanto siamo a 4 minuti dal termine più l'eventuale recupero. La situazione è sempre di 2-1 per il Crusone nei confronti di un caparbio Crusone. Bello l'intervento di Fassi, ma il pallone resta fra i piedi di un giocatore del Crusone. Il rinvio di Michael Mazzoleni, poi ancora alimenta l'azione il numero 17 Beltrami, poi ancora questo pallone controllato, vediamo, conclusione rimpallata su una bella incursione, ma può ripartire ancora Giudici, il tocco, la finta e il pallone allontanato, e l'incursione prima era stata di Gravante, eccolo ancora verso Mignani, arriva Moretti, subentra nell'azione, poi tocca verso Moro, il tocco ancora Moretti, Mignani, e poi la conclusione e la palla a fondo campo. La palla a fondo campo e c'è la seconda sostituzione. Vediamo, esce Roberto Birolini ed entra con il numero 13 Luca Cassera, che andrà certamente in questi ultimi 2 minuti. Siamo al 43esimo, andrà in pratica l'arman forte alla difesa, una difesa della formazione del Pradalunga che sta soffrendo la grande velleità. Attenzione, tutto regolare per l'arbitro, si prosegue, la palla controllata da Cerea che mantiene il possesso, chiama qualcuno a dettare il suggerimento, Cerea, e poi attenzione, espulso Giudici, proteste da parte del numero 2. Allora, l'oggetto dell'espulsione, credo, perlomeno da quanto ci è parso di capire qui, Giudici se ne va, Zambelli furbescamente va a cercare di calmare il difensore del Crusone. L'oggetto della discussione sembra sia quella di una bestemmia. La bestemmia da parte di Giudici è arrivato e credo il suggerimento sia quello, hanno detto abbiamo bestemmiato tutti finora, perché vai a punire solo lui. Tutti all'inferno perché hanno bestemmiato tutti, questa è una testimonianza che arriva dagli stessi giocatori. Calcio di punizione, Cerea, conclusione, e mamma mia, il portiere Viganò vede arrivare il pallone leggermente di esterno destro da parte di Cerea e va a deviare in calcio d'angolo. Andiamo a dare un'occhiata al cronometro, 45esimo, ci sarà però il recupero, vediamo se ne tiene conto il direttore di gara. Il colpo di testa da parte di Stefano Longhi, alto sopra la trasversale. Siamo entrati nei tempi di recupero, sono sceso da basso del nostro baldacchino per fare realizzare 2 interviste al termine della partita. Vediamo, attenzione, un pallone vagante, ancora Martinelli, la conclusione, Speroni che intercetta ancora, ma Martinelli che sta facendo vedere i sorci verdi alla difesa della Pradalunghese. Martinelli ancora con questa conclusione neutralizzata da Speroni. Attenzione, il tocco, Cerea, vediamo e va, attenzione, la possibilità della conclusione rimpallata da parte di Vassalli, che forse ha mancato nella conclusione. Non ho visto le indicazioni dei tempi di recupero da parte del
è direttore di gara. Qui Mignani va a colpire la rimessa, era per la Pradalunghese. Va bene così, o perlomeno dovrebbe andare bene così. Adesso va a fischiare il fallo di mano commesso da Trivella. Cambia subito Bernardi verso Longhi, infaticabile il numero 3. Va a Rocca a dettare il suggerimento. Eccolo in possesso del pallone, ancora Longhi, ancora verso Rocca. Vediamo, attenzione centrale, la posizione di Fassi. Fuori gioco, fuori gioco da parte di Fassi. Parte il rinvio, 4 minuti di recupero, dice il direttore di gara, perlomeno così ci arrivano i suggerimenti dalla panchina. La rimessa dal fallo laterale, arriva il colpo di testa di Brughera. Cerea, Cerea, c'è un fallo commesso da Tergo. Lo devi fare te, non Moro! Svegliati! Calcio di punizione per il fallo su Cerea, lo va a battere Beltrami. Beltrami che oggi è stato più, come ho già detto all'inizio del secondo tempo, a ridosso della difesa che non a sostegno dell'attacco. Rocca che ha ricevuto da Longhi, Rocca in mezzo a due avversari, cerca di cambiare gioco, trova ancora Capitan Beltrami che tergiversa, mantiene il possesso, poi lo cede a Cassera, il lancio di Cassera dentro l'area, non c'è nessuno, il rinvio di Viganò, spiove il pallone, colpo di testa, poi a Piani ancora di testa e la palla che arriva a Speroni. Con le mani Speroni a servire Cassera, l'ultimo entrato. Parte, attenzione, ancora questo contrasto, la palla in out, vince e guadagna la rimessa Vassalli. Siamo a ridosso della linea centrale quando Luca Cassera va a rimettere in gioco. Verso Cerea, forse un contatto, l'arbitro dice regolare, e qui una rovesciata quasi improvvisata e c'è il colpo di testa ritroso di Gravante verso il portiere Viganò che non ci arriva, e nasce così il quinto calcio d'angolo, tutti nel secondo tempo a favore della Pradalunghese. Sono già andati 2 minuti dei 4, credo anche di più, Sergio, grazie, forse 3 dei 4 indicati di recupero. Attenzione, la palla pericolosa, poi il contrasto, Rocca è l'ultimo a toccare. Il rinvio del portiere Viganò, parte Viganò, nulla da fare, Rocca controlla bene, può cedere, vediamo, la palla la mantiene, poi va al dribbling, mantiene ancora il possesso, forse è giusto che la ceda dietro Fassi, e arriva il fischio di chiusura, 2-1 per una Pradalunghese che ha sofferto davvero, forse l'inverosimile. Arriva Romeo Baroni, Romeo Baroni, poi sentiremo anche Palmisano, una battuta, Romeo, so che sei deluso per il risultato, ma devo dire brava alla tua squadra perché forse il risultato è bugiardo, dai. Secondo tempo abbiamo giocato meglio noi, abbiamo creato di più noi e purtroppo non siamo riusciti a fare il gol del pareggio, però bravi ragazzi perché ci hanno sempre creduto, hanno fatto una buona partita contro una squadra sicuramente con dei giocatori di categoria superiore. Ecco, io tengo a precisare, loro di categoria superiore, però penso che come gioco... Hai perfettamente ragione, e alla luce anche di quanto è emerso in questi 90 minuti mi stupisco di vedere, se il Clusone è questo, mi stupisco di vederlo lì a 17 punti, cosa succede? È stato un periodo un po', c'è stato un paio di mesi con parecchi giocatori fuori per infortunio, ci sono stati dei problemi anche a livello di organico perché parecchi sono dovuti trasferire per motivi di lavoro e non sempre riusciamo ad allenarci bene.
Speriamo per il finale, la partita di oggi fa ben sperare, però per salvarsi bisogna anche fare gol. L'ho già detto anch'io, alla luce anche di quello che sarà il futuro del campionato, nel senso dei play-off, play-out, perché ormai credo che questi siano, ahimè, una brutta realtà, anche se non è ancora finita. Avete fatto capire anche con questa prestazione che il Crusone c'è. Sì, sì, quello sì, è il play-out, bisogna raggiungere il play-out, perché adesso come adesso, se guardiamo i risultati, la classifica con la storia della forbice, siamo fuori anche dai play-out. Dobbiamo assolutamente fare punti da qua alla fine per non rimanere fuori anche dai play-out, che sarebbe un bel disastro. Un vero peccato, insomma. Comunque complimenti alla tua squadra, peccato veramente, il calcio è anche questo, dai. Purtroppo sì, però vabbè, fate sperare la prestazione, speriamo... di magari la domenica prossima giocare magari un pochino meno bene, però portare a casa i risultati. Hai ragione, grazie Romeo, ti saluto. Betti, una battuta, eccolo qua. Io con Betti ho anche un rapporto d'amicizia, Bettinaglio. Allora, mi fa piacere innanzitutto trovarti come vice di questa squadra, però anche oggi, come del resto tante altre partite di questo campionato, masticate amaro. Purtroppo sì, però... anche oggi vedi che la prestazione è stata buona, solo che abbiamo avuto due o tre palle gol, non riusciamo a concretizzarle, sai, poi quando sei in difficoltà diventa tutto più difficile, però siamo vivi, cioè l'hai visto anche tu oggi, in modo assoluto siamo vivi, adesso dobbiamo cercare di fare i play out, farli carichi come li stiamo facendo, poi vedremo. Allora, dalla tribuna addirittura è arrivato, non so, era probabilmente tua moglie o tua figlia. Betty entra in campo. Sì, no, penso che mi viene l'infarto, se non è il caso, proprio. Grazie mille. L'importante comunque che ci sia, sì, sempre no, lo no, spirito e la voglia di... Questo è calcio, quindi va bene così. Grazie Betty, a voi, tanti ciao. Auguri. Bene, terminiamo qui con questa che è naturalmente una battuta, con il saluto al caro Bettinaglio e la nostra cronaca, il nostro commento qui a Pradalunga, dove la Pradalunghese, pur soffrendo, ha battuto 2-1 il Crusone. Una sorpresa questo Crusone, pimpante, vivace e puntiglioso, capace addirittura dopo pochi minuti del secondo tempo di riaprire la partita dopo essere stato sotto dal 2-0, ma la partita poi è finita così sul 2-1. Mastica amaro la squadra dell'altopiano di Crusone, mentre la Pradalunga festeggia in attesa di sapere quali sono i risultati del Rodengo Saiano, impegnato a Baradello, dove a Crusone, contro il Baradello, dove perdeva 1-0 alla fine del primo tempo, e naturalmente l'altra squadra che è nel giro della promozione diretta, vale a dire il Casazza. Con questo è tutto, il nostro Sergio Magli, dall'alto di un paio di occhialini, vi ho detto, molto molto efficaci, che arrivano dal Vietnam, dalla Corea, non so dove è andato a prenderli, ha colto davvero delle belle immagini per voi, per questo noi lo ringraziamo e naturalmente lo salutiamo, così come salutiamo tutti voi, per dandovi l'appuntamento a domenica prossima. Grazie, una settimana a tutti.